Raga, è diventato quel pechegno, guarda con l'occhietto. No, hai fatto anche tu un album di merda, Bison. Ma l'hai sentito già? Io dico per sentito dire. Da chi? Da Mr. Flame. Ce l'hai le prove? No, beh, ma per me è un cazzo. Ritardati tutti. Satira, satira. Ritardati. Ciao a tutti ragazzi, sono il ragazzo figlio della me, come state? Cosa cazzo me ne frega con quanto, come stai? Cioè. Raga, è sabato. Non hai preso la legionaria pure tu? Legionella è la ragazza del ma legionario. Magari la legionaria, la vecchia legionella, i buoni vecchi tempi, le legionelle tipo Vicky. Sopra raga, per sigla. Raga, i ragazzi della Supra ci hanno mandato un botto di roba fighissima. Oggi c'ho soltanto il cappellino, però. Quel a me? Ti sei inculati tutti i cappellini? Sì, è arrivato, quello è il 30%. Ah, ho capito. Sei come lo Stato e la mafia, uguale. No, 30%. Sono meno dello Stato. Sì. 13 Pietro, piccolo Pietro. Ah, che bello, vedevo l'ora. Vai! L'ultima volta il video era che però per uno che fa musica non ce ne fotte un cazzo il video. Bravo. Perché sennò dicevamo facciamo le recensioni dei film dei registi, che sarebbe bellissimo invece di parlare di sta merda. E invece niente, sentiamo le belle parole che avrà scritto. Vai, piccolo Pietro, quindi sarà una roba introspettiva di lui da ragazzino, i sogni, sì, le frustrazioni, sì, le ambizioni. Piccolo Pietro, il mio bambino interiore. Pietro era mio zio che andava in giro ad altre ruote e andava a rubare dentro le spazzature per sepolti in casa. Vai! Allora, cos'è? Campione? Sì, campione! Oh. Due director, diventato old school. TPA. La location è quella. Oh! Pazzo. Ma perché sta figata? È diventato rapper? Wow, la location è sempre quella? Sì, ma che come noi, sotto casa, va fatto culo. Questa è la moglie della DJ7. Sì, spacca. Una bomba. Fibra degli anni 90. Ma perché fa romano? Ancora in secondo me. Non è lui di loro, credo. Come uno Jedi Pietro, sto salendo queste scale senza lo chiedi a Pietro. Pietro non mollico. Bravo. Sono piccolo Pietro, non un piccolo Pietro. Ma ritornello spacca. Chi è questo produttore? Credo di sì, uno vede. Partito con l'idea di massacrarlo, ma mannaggia cazzo. Ehi, fumo le cannette però, Marco Bonalumi, Matteo Giannino, il direttore. Giannino, adesso è Matteo. Adesso è Pietro. Piccolo Pietro. Bello, cazzo. Possiamo trovare il testo? Perché boom bap motivazionale. Non sai perché lo leggi. No, la cartella sulle ultime due costole. Ma no, ma guarda che interessante. Io ho trovato due o tre cose che si avvicinano a quell'idea di punk che abbiamo ma noi. Ma tu vuoi leggere, toglierti, cioè, il dubbio, oppure lasciare nel dubbio e dire che figata? Io vorrei togliermi il dubbio e sperare che è ancora ritardato come nel perché primo video. Perché io nel dubbio che dici che figo. E dai sulla buona fiducia, no? Allora, io le rime non sono state così eclatanti, strafighe, gigantesche, fighissime. Però vabbè, c'è la terza media. Testo. E base che si sposano così bene in questo momento che tutti fanno la trap, lui riesce con una roba funk. Punk! Infatti la base è la figa. Chi ha fatto la base? La base l'ha prodotta Mr. Monkey. Grande! Scimmione! Ha fatto Dreamone. Scimmione! Piccolo Pietro. Ma non è che la devi cantare, devi leggere. Però è rimasta, capito? Piccolo Pietro, non voltarti no indietro. No. Quante volte mi ripeto, non mi devo montare indietro, non voltare indietro. Pietro, in un set mi dileguo. Come vuol dire in un set? In un set musicale? Non lo so. Sono un piccolo Pietro. Sono un piccolo Pietro. Mani pulite, roviniamo l'Italia e che via. Cazzo, non voltarti. Quante volte mi ripeto in un set? Vabbè, ritornello, faccio la rima. Quante volte ti ripeti un botto nel ritornello? Ok, piccolo Pietro. Okay. Non so mai cosa scegliere, se questo o se quello. Okay. Non so mai cosa dire se mi chiami all'appello. Ma poi parlo perché Pietro non scappa dal bordello. Coglione. Raga, in queste tre strofe ha detto più cose dei vostri trapper preferiti. Ok, salto alla scuola. Vogliamo spiegarle le
barre? No, ok, ok, ok. Salto alla scuola. Perché quando andavo a scuola non ci stavo mezz'ora, quindi tanto va. Le chiudevo dentro al banco. La lezione mi annoia. Okay. Mi annoia. Voglio stare sopra i libri di storia. Praticamente è molto simile a. Sì, 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 da Supreme. Ok, ci vorrà impegno. Ma anche lì sopra il piano suona mentre penso al disegno. Mentre penso a come fare per spiegartelo meglio. Ok. Al meglio, che sono qui per lasciare quel segno. Quel segno. Quindi quando non stai in metrica devi mettere quel. Questi trapper che non hanno la dialettica è quello. Quel segno. Vabbè. Pietro, non mollare. Non ascolto ste puttane. Sono qui solo come comparsa. Questo è bellissimo. Ho capito come fare. Almeno ci devo provare. Non ascolto più le cose false. Bruttissimo. Ok, l'ho capito che sei piccolo. Ma non stai ad ascoltare quello che ti dicono. Lui parla da solo, a se stesso. A se stesso, non parla a un'altra persona? No, sono piccolo Pietro. Piccolo Pietro, okay. Non sono un piccolo Pietro. Ok. Io sono piccolo con la maiuscola, non un piccolo Pietro. Okay. Quando sarò grande sarò ancora piccolo con la maiuscola. Effettivamente, come dicevi tu, rap motivazionale anche verso se stesso, automotivazionale, è molto perché interessante. Perché lui non parla ai ragazzi, parla di sé. Ritornello di Pietro. No. Ok, indietro. Scusi, pronto? Pietro 13, volevo sapere come vanno i suoi problemi. Sono più tranquillo da quando ho capito che è meglio parlare e poi lasciare che mi spieghi. Ehi, figo cazzo. Ehi, quindi mo ci provo. 13 Pietro, sono come uno psicologo. Parlo, dopo lascio che mi spiego, quindi lo psicologo. Pazzo. Parlami dei cazzi tuoi, io ti ascolto poco e niente, poi ti chiedo il soldo, vado dritto al soldo, come lo psicologo. Ti farò cambiare idea come uno Jedi. Sto salendo queste scale senza piedi. Se vuoi un passaggio basta che lo chiedi a Pietro. Vabbè, carino il pezzo. Poi del bridge è uguale, sempre beh, quello delle puttane. Sì. Il bridge delle puttane. Salto di qualità. Ma è anche figo il beat, cazzo. Ma meno male che i ragazzini magari adesso ascoltano lui. Ah, allora va bene il funk, perché se lo dico io sono stronzo. Comunque non è la prima persona che sentiamo fare del funk. Sì, la seconda portare... con Ernia. È in una settimana però. Grazie a Dio. La nuova wave, ragazzi. Sta tornando il funk. Grazie a Dio. Ma speriamo. Raga, balli. Prende... Se volete delle lezioni di ballo, chiedete a Barlo. E ti spiega come... Ballo. Vedi che però rimane il ritornello. Rimane l'aria del ritornello. Rimane il funk del pezzo. Il testo stavolta non è scritto a cazzum. Ad minchiam. Ad cazzum. Se vuoi pallino del latino. Certo, il latinorum. Ah! Stavolta facciamo i complimenti perché cacchio... Cazzo, sai che dopo il funk tornerà il punk rock. Sigla! Questo. Allora, dopo il funk tornerà il punk rock. Poi ci sarà questo ritorno, sempre perché poi la musica suona. Non dire grunge. Non dire grunge perché ti spacco la faccia. Raga, qua sotto. Io voglio sapere da voi, perché questa è una mia che teoria. Numero ha di piedi siccome, vostra mamma? Master 5? No, vostra mamma. Ah, ok. Master 5 è uno che dice tu non puoi vincere la gara di freestyle perché non hai la scarpa giusta. Davvero? Rendiamoci conto le tecniche perfette nelle mani di chi è. Forse stasera ce la trasmetteremo anche le tecniche perfette su Arcade Army. Forse, raga. Avanti. Ma cosa mangiamo stasera prima del tecnico? So. È già giovedì, è venerdì giovedì? Non lo so, raga, scrivete qua sotto se linguine al ragù oppure un secondo di carne sotto. Ma qua. No, io volevo fare una roba seria. Ma chi se ne fotte? Pasta o carne? Via, primi o secondi? Smettila, non mi censurare quando dico le cose serie. Secondo voi qua sotto mi dovete fare, perché io ho questa teoria del grunge. Ma parla. Io ho questa teoria del grunge. Che secondo me dopo tornerà il grunge. Ma secondo voi sarà il funk o grunge? Quindi sì. Mettete l'hashtag non linguine o carne. Mettete l'hashtag grunge o funk. Secondo voi qua sotto. Ma hai rovinato tutta la figata delle. Ciao! Questa è la mia cherofobia e non perché somiglio a Lolo. Io ho paura di essere felice, ma non perché somiglio a Lolo.
Anzi, Lolo assolutamente non mi ha traviata. Mi è piaciuta la canzone, raga?